Due parole su Fair Dynamics. Noi siamo una società di consulenza generalista, ci avvaliamo di tutta una serie di relazioni con istituti e università italiane e straniere note, abbiamo citato qui solo le più significative. La nostra missione è quella di fare consulenza generalista, quindi come fanno anche gli altri consulenti, però con un elemento distintivo. L'elemento distintivo è appunto l'utilizzo della simulazione. L'utilizzo della simulazione però non fatta sullo spreadsheet, su Excel o su piattaforme di questo tipo, ma sostanzialmente fatta attraverso strumenti professionali al fine di esplorare, diciamo, scenari diversi con tecniche diverse. E per produrre, diciamo così, poi risultati quantitativi anche diversi, nel senso che vi dirò tra poco. Siamo basati fondamentalmente a Milano e grazie al nostro collega Dave operiamo anche dall'Inghilterra. In effetti, qui abbiamo citato solo i clienti italiani, non abbiamo messo i clienti inglesi, sono quelli che in qualche modo gestisce Dave dall'Inghilterra. Come partner tecnologico, abbiamo come partner di riferimento AnyLogic. Non è l'unica piattaforma che abbiamo utilizzato. Oggi ci siamo concentrati su questi per motivi di sinergia, su questa sola piattaforma per motivi di sinergia, direi da un paio d'anni, da quando siamo diventati distributori, anche se storicamente vantiamo un'esperienza circa trentennale su queste tecniche, quindi li abbiamo visti un po' tutti, no? Partendo sia dai primi tool basati sui mainframe, sino ad arrivare agli ultimi tool, di cui ovviamente non faccio nomi per cortesia nei confronti di Andrei, ma vedrete anche che una delle applicazioni, dei casi presentati, è diciamo così, fatto su una piattaforma diversa da AnyLogic. Ecco, tenete conto che noi siamo consulenti, quindi per noi la piattaforma è fondamentale, la piattaforma è uno strumento fondamentale, ma il nostro driver è l'esigenza del cliente, quindi il nostro driver è quello che il cliente vuole, il nostro driver è cercare di spiegare al consulente qual è il ritorno dell'investimento attraverso il nostro intervento e quindi di fatto l'obiettivo fondamentale per noi resta risolvere il problema del cliente. La simulazione è un tool. Ok, questo è importante perché diciamo, mi permette di introdurre il concetto di simulazione in modo un po' diverso da quello che si fa, per esempio, accademicamente o si fa in un contesto di esperti. Il workshop è finalizzato, si chiama, diciamo, modelli di simulazione per applicazioni di business, quindi è indirizzato a un target. Noi volevamo indirizzare a un target, a una platea interessata di managers sostanzialmente, no? Quindi definire la simulazione, dicevo, ci sono tanti modi per arrivare a dare una definizione più o meno ampia della simulazione, più o meno specifica. Potrei partire dalla modellazione, potrei partire dalle analisi what if o dalle analisi di scenario, anche se sono approcci un po' troppo tecnici. In genere il manager tende a non coglierli o a considerarli sostanzialmente troppo teorici. Quindi l'approccio che ho deciso di scegliere nel contesto di questo workshop è partire dalla simulazione, diciamo, arrivare alla simulazione partendo dal concetto di complessità. Complessità è un concetto ben noto, direi che è purtroppo un problema, un issue presente, diciamo così, ricorrente, dominante in tutti i contesti. Dagli contesti strategici ai contesti operativi in azienda e la complessità è il tema che è fondamentale perché di fatto consiste nell'affrontare problematiche dove non si sanno, non si conoscono esattamente gli esiti di certe azioni e di certe decisioni, dal momento che un sistema tende a reagire nel momento in cui si prendono determinate decisioni in modo magari non sempre coerente con la previsione fatta a priori e manifesta a volte delle macro proprietà che
non sempre, ma quasi sempre, manifesta delle macro proprietà che sono diverse dalle proprietà di partenza sulle quali il sistema, in questo caso l'azione decisionale, è stata costruita. E queste proprietà molto spesso portano a un discorso di imprevedibilità, di situazione non sotto controllo, che ahimè purtroppo in un mondo che continua a cambiare e continua a presentare situazioni diverse, corre il rischio poi di vanificare una strategia, corre il rischio di vanificare un percorso strategico opportunamente definito dal manager. O qual è il problema legato alla complessità, senza entrare in una definizione eccessivamente tecnica? Beh, sicuramente la complessità emerge quando il sistema è caratterizzato da tante variabili, da tanti parametri, e ognuno di questi variabili e parametri, diciamo che si muove con frequenze caratteristiche diverse. L'interazione quindi tra sottosistemi con frequenze diverse determina delle non linearità, come si dice, tipiche del sistema, che molto spesso non sono facilmente dominabili. Non sono dominabili perché producono a posteriori delle macro proprietà che non sono prevedibili inizialmente, e quindi fanno sì che il sistema non sia così facilmente descrivibile ex ante. Naturalmente la complessità viene dominata in molti modi. Un modo per dominare la complessità tipicamente è quello di, un po' come si faceva fino a qualche anno fa su diverse scuole di pensiero, si faceva attraverso, per esempio, l'introduzione di delle cosiddette ipotesi fondamentali, o ipotesi eroiche, o ipotesi di base, no? Attraverso le quali si parte da un'osservazione macroscopica del problema, si pretende di ragionare, di affermare che certe relazioni sono caratteristiche strutturali del problema. E questo è un approccio che per la mia estrazione, per la mia formazione culturale, definirei di tipo termodinamico, se mi consentite, cioè un approccio di osservazione molto sperimentale del sistema visto come, diciamo, sistema macroscopico, in cui vado a misurare delle grandezze molto empiriche, euristiche, sostanzialmente, su cui costruisco delle relazioni e delle leggi. E questo sicuramente è un approccio che può essere ancora utile, è l'approccio tipico della System Dynamics, per esempio. È un approccio che, laddove diciamo il problema deve essere affrontato da alto livello, quindi deve essere affrontato, come diceva Forrester, da 10.000 metri di quota, probabilmente dà fondamentalmente una visione dell'insieme sottostante grossolana, ma abbastanza significativa. È chiaro che questo approccio è tanto più valido quanto più, diciamo, le caratteristiche temporali e di non linearità del sistema sono meno evidenti. Laddove invece il sistema presenta diverse frequenze caratteristiche e rapporti e relazioni non lineari, le cose si complicano parecchio. Perché? Perché a questo punto l'ipotesi semplificativa è un'ipotesi troppo semplificativa, e di conseguenza da un po' di tempo a questa parte qualcuno ha pensato di sviluppare una osservazione di tipo diversa, che parta, diciamo, dalle caratteristiche e dai comportamenti microscopici. Quindi, per recuperare la metafora con la quale avevo introdotto questo discorso, è come se le stesse proprietà termodinamiche di un sistema le raggiungessi attraverso proprietà cinetiche, quindi partendo fondamentalmente dalla microfisica che sta in un sistema. Il modo più banale per affrontare la complessità è quella di provare degli esperimenti nel mondo reale. Gli esperimenti nel mondo reale sono una cosa estremamente utile, molto spesso i prototipi si fanno, i cosiddetti mock-up si fanno. Il problema è che non sempre sono fattibili, nel senso che molto spesso sono
costosi, impraticabili e direi anche imprevedibili. La cosa migliore è invece utilizzare in questo contesto il concetto di simulazione. Il concetto di simulazione come da intendersi come strumento che uno strumento basato ovviamente su computer, quindi che si avvale fondamentalmente delle tecnologie informatiche di ultima generazione e permette di una volta diciamo definite le condizioni iniziali del sistema, una volta definite le condizioni che descrivono il sistema in senso stretto, a costruire un modello che permette poi di analizzare le evoluzioni temporali del sistema descritte dalle variabili che per me, dagli variabili o dagli indicatori, come vedremo negli esempi, che sono quelli più significativi per descrivere l'evoluzione del sistema stesso. Quindi, diciamo, che cos'è la simulazione in termini strettamente pratici? È uno strumento che permette di analizzare tutte quelle cose che non sono ancora successe, ma che potrebbero succedere. Quindi un'analisi ex ante, fatta non nel mondo reale, ma nel mondo virtuale, quindi in un mondo non risk, sostanzialmente, quindi in un mondo in cui i rischi non ci sono, sono limitati, e dove fondamentalmente ciò che determina gli eventi che possono succedere possono essere o di natura endogena o di natura esogena. Quindi possono essere o decisioni specifiche di un piano strategico, per esempio, quindi delle cose che decido io come manager, oppure invece degli eventi esterni, quindi dei mutamenti di scenario. Quindi già qui capite che lo strumento, tradotto in parole più tecniche, sostanzialmente implica la possibilità di fare simulazioni di tipo what if, tipicamente se ci rivolgiamo a scenari o a situazioni endogene, e invece analisi di scenario se ci rivolgiamo a situazioni esogene. Benissimo, quindi forse in questo modo ho cercato di spiegare, di introdurre che cos'è la simulazione, però molto spesso mi sento dire dal manager, sì, ok, perfetto, ma io tutte queste cose le faccio già, benissimo, capisco qual è il concetto e lo faccio già. E qual è il modo più semplice per farlo, no? Che molto spesso, diciamo, qual è lo strumento attraverso il quale diciamo si fanno le simulazioni nel senso che qualitativamente abbiamo definito, no? L'approccio più diffuso è questo signore qui. Non c'è azienda che dal mio punto di vista in parte disperda buona parte del suo patrimonio cognitivo su oggetti di questo tipo, quindi su spreadsheet, quasi sempre Microsoft Excel, la padrona, dove tutte le analisi intelligenti e non intelligenti, e quindi anche di simulazione, di analisi dei casi, viene fatta attraverso questo strumento. Questo strumento è sicuramente un ottimo approccio, nessuno dice niente, ma ha un problema fondamentale, no? Che partendo da certi input produce determinati output in condizioni però di assoluta linearità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se in qualche modo il contenuto di una cella, per dirla nel linguaggio di Excel, dipende da se stessa fondamentalmente attraverso magari l'elaborazione di altre celle di passaggio, purtroppo si formano dei riferimenti circolari, si formano delle non linearità e con questi strumenti è difficile poi superare la non linearità, quindi si bypassa il problema linearizzandolo, no? Cosa magari molto comoda, molto utile, molto pratica in certe situazioni, ma non sufficientemente esaustiva per descrivere la complessità di certi problemi come quelli che vedrete nelle presentazioni fatte. Oops, thanks. Ok, quindi l'Excel è uno strumento sicuramente molto utilizzato che consente di determinare situazioni
molto semplici. Quindi, dicevo, è lo strumento che si utilizza ogni qualvolta il problema ha una semplicità ben circostanziata, quando il numero di variabili è relativamente piccolo, quando le relazioni tra le celle non è di tipo retroattivo, quindi non ci sono dei cross loop perché porterebbero dei riferimenti circolari, no? E quando le relazioni sono chiare e formulate. Molto spesso vedremo, come nell'esempio del caso del vaccino, che molto spesso si parte con delle euristiche, delle regole generali, e poi si lascia al sistema l'evoluzione e la determinazione degli indicatori. È difficile prevedere le relazioni che in qualche modo correlano tra di loro gli indicatori a priori. Si potrebbe farlo a posteriori, una volta che ho fatto il simulatore, quindi sperimentare che esistano delle relazioni, quindi un'analisi empirica, attraverso un'analisi di tipo empirico. Comunque, sicuramente questo, dicevo, questi aspetti non sono determinabili con uno spreadsheet. Quindi, quando il sistema è relativamente semplice, lo spreadsheet è un ottimo strumento. Però quando la complessità del problema, per le motivazioni che abbiamo detto prima, inizia ad emergere e soprattutto cambia nel tempo perché porta priorità adattative, allora questo significa quando ho molte variabili, quando ho dei fenomeni non lineari, dei comportamenti controintuitivi o addirittura sistemi con spiccata stocasticità, dove quindi a fronte degli stessi valori di input generano valori di output diverso, lo spreadsheet non basta più. È vero, qualcuno mi fa notare che posso sempre usare Visual Basic, posso sempre costruire dei programmi, sì, ho capito, però allora è meglio usare delle piattaforme dedicate, come vedremo in Anylogic, dove molti strumenti sono già costruiti e dove l'analisi del problema è più svincolata da quella tecnologica, altrimenti si corre il rischio di, per chi soprattutto fa un'attività di consulenza ed è mirato ed è targettato ed è focalizzato sul problema del cliente, di disperdere e di aumentare quindi i costi del prodotto che rilascia e quindi di trovare più difficoltà nel giustificare al cliente il ritorno del suo investimento. Quindi quello che a noi sembra più opportuno è quello di creare un modello che dipende dal tempo, dove sulla base di alcune ipotesi possibilmente, diciamo così, riferite all'unità elementare del sistema, questo come vedremo è una caratteristica fondamentale dell'agent based, quindi di questo approccio diciamo opposto rispetto agli altri approcci che storicamente l'hanno preceduto, vedere l'evoluzione del sistema e quindi costruire una piattaforma, un programma, un oggetto, noi lo chiamiamo semplicemente un simulatore, attraverso il quale è possibile vedere le evoluzioni dei parametri fondamentali. E se io sono stato bravo nel catturare attraverso la semplicità, diciamo, della circoscrizione alle ipotesi elementari, questo naturalmente è un se, ovviamente, se sono stato bravo a catturare questo, allora la tecnica, la metodologia e l'approccio della simulazione ci dà grandi risultati, soprattutto ce lo dà in tempi molto brevi, con soddisfazioni, come vedrete anche dalle testimonianze, dei clienti stessi. Allora, cosa bisogna fare per quindi raggiungere, se diamo per scontato che il nostro obiettivo non è quello di usare uno spreadsheet, ma di usare un simulatore vero e proprio, quindi uno strumento professionale, non uno strumento un po' inventato, diciamo così, che magari molto spesso funziona anche lui, però insomma è più da ricondurre alla buona volontà e alle capacità delle persone che non alla capacità poi di dimostrare il valore industriale del prodotto, diciamo così, costruito e quindi il relativo ritorno di investimento. Il punto di partenza è la modellazione o il modeling, come si dice. Allora,
diciamo che l'obiettivo è quello di costruire dapprima un modello e attraverso questo modello di implementare quell'insieme di relazioni, di grandezze che dicevamo prima, per poi renderlo simulabile, cioè quantitativamente eseguibile, no? Nel tempo, per mezzo di una piattaforma più o meno specifica. Allora, si parte sempre da un problema, il mondo reale, il tentativo è quello di trovare la soluzione, che esclude però ovviamente l'applicazione nel mondo reale in senso stretto, se vogliamo fare simulazione. Si mappa il problema del mondo reale attraverso un modello virtuale, il modello virtuale rappresenta, diciamo così, se volete, la trasfigurazione, la mappatura della, la rappresentazione della realtà attraverso una codifica fatta di simboli, di metodologie sostanzialmente utilizzate. Attraverso il modello si cerca di trovare la relazione, il tessuto di relazioni più corrette, e si lanciano poi le simulazioni in esecuzione. No? Ogni simulazione dà fondamentalmente luogo a una rappresentazione particolare, che è una rappresentazione corrispondente a certe variabili di partenza, per esempio. No? E molto spesso si parte quindi dalla definizione di uno spettro diverso di condizioni iniziali, no? Caratterizzato da leve e da parametri più o meno definiti, e si determinano diversi scenari possibili in output. È una metodologia invece che si basa, come dicevamo prima, sulla possibilità di separare all'interno di un sistema le unità, le sue unità elementari, e di caratterizzare le unità elementari come oggetti, di descrivere classi di unità elementari con proprietà caratteristiche, con proprietà tipiche, e alla fine di lasciar evolvere questa diciamo interazione di proprietà tra classi di oggetti aventi tra di loro proprietà uguali ma proprietà diverse da classe a classe, no? Lasciar evolvere il sistema adattativamente e cogliere gli indicatori macroscopici, quelli che definivo termodinamici, no? A posteriori come risultato adattativo del sistema. Quindi è un mondo fondamentalmente molto evolutivo, un mondo direi molto darwiniano, ben diverso, dove quindi non c'è una logica imperante, non c'è il dogma calato dall'alto dell'ipotesi forte, dell'ipotesi sostanziale, ma è il sistema che determina il tutto. Bene, come vedrete nella presentazione di Andrei, tutte queste metodologie sono condensate all'interno di AnyLogic, ma soprattutto, che è l'aspetto che a me personalmente ha colto di più, non è tanto la possibilità di avere una piattaforma che dia tutte e tre le metodologie, ma come vedrete dagli esempi, la possibilità di usarle simultaneamente, quindi di combinare System Dynamics con agenti. Pensate al vantaggio di poter descrivere all'interno di uno stock, di poter caratterizzare all'interno di uno stock classi di oggetti che invece con altri programmi tutto ciò che finisce all'interno di uno stock è semplicemente un numero, quindi non distinguibile, diciamo, l'uno dall'altro. Ecco, questo è sicuramente l'aspetto più significativo che più ci ha colpito di AnyLogic, che dà quella flessibilità, per ora è l'unica piattaforma sul mercato che presenta queste caratteristiche, dell'utilizzo simultaneo, e lo vedrete bene negli esempi quando faremo qualche commento specifico. Questo dà una formidabile capacità di affrontare il problema in un numero praticamente con un numero infinito di soluzioni e di approccio, anche se ovviamente ci sono soluzioni migliori di altre, e permette di affrontare un po' tutti i mercati, no? In questa slide vedete i mercati che storicamente si sono determinati in funzione del livello di astrazione, quindi discrete event verso system dynamics, legend based li copre tutti, quindi andiamo dalla processi manifatturieri di dettaglio sino a marketing competition, quindi all'analisi strategica, al marketing strategico o ai social system attraverso
lo stesso prodotto. Ecco, questo è sostanzialmente diciamo quello che volevo dire a proposito della simulazione. In sintesi, per sintetizzare e terminare la mia parte, aggiungo soltanto che bullet point, in sintesi, la simulazione è uno strumento per esplorare velocemente, che consente di esplorare velocemente sviluppi, percorsi, strategie futuri. Permette quindi al manager di prendere in modo più serio, più deciso, più autoconvinto determinate decisioni. Le decisioni alle quali, e quindi le applicazioni costruite con la simulazione alle quali ci si può riferire, sono applicazioni in sostanza relative a politiche decisionali, quindi a strategie, a politiche decisionali, meglio ancora, sia di tipo strategico che di tipo operativo. La simulazione si fa perché è uno strumento veloce e flessibile. Il target di utilizzo in azienda è sicuramente il manager e il suo staff, e si applica virtualmente a qualunque tipo di problema. In generale, quello che noi preferiamo, quello che noi suggeriamo al manager in prima istanza, è di applicarlo al planning che può essere un planning di risorse fisiche, risorse umane, o addirittura risorse di supply chain, quindi capacità produttive, analisi di mercato, come vedrete nell'esempio di Glaxo, come vedrete nell'esempio anche dell'aeroporto di Bergamo, per quanto riguarda il dimensionamento stagionale Winter Summer di varie applicazioni. Allora, che cosa non è la simulazione? Non è uno strumento procedurale, perché è uno strumento esplorativo, quindi serve a pensare e a prendere decisioni. Non è lo strumento che utilizzate tutti i giorni in azienda. È lo strumento che permette di analizzare gli effetti e quindi di studiare la complessità. Naturalmente, il suo punto caratteristico, l'aspetto fondamentale caratteristico, è che molto spesso prescinde dai dettagli. Non è esattamente vero, dipende un po' dal tempo che investite, dipende un po' dall'investimento che l'azienda vuol fare, no? Come vedremo, per esempio, nel caso sempre del vaccino di GlaxoSmithKline, diciamo, il livello di dettagli raggiunto è sicuramente molto superiore rispetto alla parte MPS di un ERP in generale, no? Che è quello che infatti volevamo ottenere, qualcosa di simile di a metà tra una pianificazione a medio e lungo termine e uno schedulatore di basso livello, no? Quindi con valenza e strategica e operativa, come ci descriverà l'ingegnere Bonfà.